Buongiorno a tutti ragazzi e bentornati al canale B-World 2.3. Che cosa parleremo qui? Parleremo del 44esimo episodio di Astronomy Universe e nel recente episodio siamo tornati a parlare del presunto pianeta X. E a quanto pare ci si sta arrivando forse a scoprirlo o smentirlo. Ma qua parliamo di un pianeta che nemmeno io sapevo l'esistenza e nemmeno che se ne era parlato. Di cosa stiamo parlando? Vulcanus, un pianeta che sarebbe tra il Sole e Mercurio, dove si troverebbe. Quindi il pianeta più vicino al Sole. Ora ne approfondiremo, d'accordo? Vi auguro una buona visione. Negli episodi precedenti siamo tornati a parlare del pianeta X o storico Nibiru, giusto? Anche chiamato pianeta 9. E abbiamo parlato un'altra volta di questo ipotetico pianeta, giusto? Perché un'altra volta? Perché nei recenti video già li avevo fatti riguardo al pianeta X. Infatti, però perché ne ho tornato a parlare allora? Beh, prima di tutto ho riassunto certe cose che avevo detto di prima e c'è anche qualche novità, qualcosa di nuovo riguardo al presunto pianeta X nel nostro sistema solare, che sia più esterno alla fascia di Kuiper. Poi vi ho mostrato quando sarebbe dimensioni, sarebbe più grosso di Giove, quindi 10 volte la Terra. Però, anche se esistesse un tale pianeta, sarebbe troppo scuro per essere visto a una tale distanza. E qui ci sono i 7 motivi sull'esistenza di Nibiru. Primo, due soli. Si è osservato gli avvistamenti di un secondo sole, giusto? Che siano reali o fake, questo non si sa con certezza. Secondo motivo, il pianeta 9. Il pianeta 9, un altro pianeta che l'abbiamo raffigurato in tanti modi. Poi, terzo motivo, i suoi nomi. Quarto motivo, un altro presunta stella. Poi, quinto motivo, aumento caduto delle meteore, cioè che le meteore aumenterebbero e anche gli asteroidi cadrebbero sulla Terra così spesso. Poi, sesto motivo, tsunami e terremoti, e ci sarebbero conseguenze disastrose. Settimo motivo, riscaldamento globale. Giusto? E abbiamo parlato della conclusione. Che abbiamo parlato qui. Che in una notizia di un anno fa hanno detto era questo il presunto pianeta X. Ma oggi parliamo di questo altro presunto pianeta che si troverebbe tra Mercurio e il Sole. Chi? Vulcano. Stiamo parlando di un ipotetico pianeta che si trova tra Mercurio e il Sole. Ok ragazzi, nella maggior parte dei pianeti scoperti sarebbero questi qua, che ne conosciamo 8, giusto? Mercurio, Venere, la Terra, Marte, che sarebbero 4 pianeti rocciosi, i 2 giganti gassosi, Giove, Saturno, e i 2 giganti di ghiaccio, Urano e Nettuno. Plutone purtroppo ne abbiamo parlato, ma è classificato a pianeta nano, e non certamente come pianeta del sistema solare, che è stato declassato. Abbiamo parlato poi del pianeta X,
Storico Nibiru, giusto un ipotetico pianeta al di là del Sole, dall'altra parte. Ma qua parliamo di un altro pianeta che nemmeno io sapevo la conoscenza di questo pianeta. E si trova tra Mercurio e il Sole. Vulcano. Adesso vediamo. Eccolo qua. Vulcano. Vulcanus, anche chiamato. Leggiamo. Vulcano è un ipotetico pianeta del Sistema Solare, con un'orbita interna a quella di Mercurio, introdotto dal matematico Ubrahim Le Verrier nel 1859 per spiegare alcune anomalie del moto di Mercurio rispetto alle previsioni della legge di gravitazione universale di Newton. Numerose ricerche furono condotte per trovarlo, ma nonostante occasionali dichiarazioni riguardanti della sua osservazione e l'esistenza del pianeta, non trovò mai conferma. Lo stesso Leverrier ne aveva annunciato la scoperta il 2 gennaio 1860. State vedendo, ragazzi, questo pianeta già sarebbe stato scoperto il 2 gennaio 1860, accreditandolo all'astronomo amatoriale Edmond Modeste, che credette di averne osservato il transito il 26 marzo 1859. Nei primi anni 60 dell'Ottocento si erano suggeriti i presunti avvistamenti di Vulcano, accompagnati sempre da voci critiche, tra le principali quelle dell'astronomo Emmanuel Lias durante l'eclissi solare del 1878. Due eminenti astronomi statunitensi, James Craig Watson e Lewis Witt, credette di aver finalmente trovato il pianeta. Con l'introduzione delle apparecchiature fotografiche nell'osservazione astronomica, la possibilità che potesse esistere un pianeta più interno di Mercurio perse sempre più attendibilità. D'altra parte, l'anomalia del moto di Mercurio rimaneva incomprensibile. Fu infine Albert Einstein nel 1915 a spiegarla nell'ambito della teoria relativa generale, mettendo così fine alle ipotesi dell'esistenza del pianeta. Gli indizi. Nel 1840, Francois Argaud, direttore dell'Osservatorio di Parigi, suggerì al matematico Ubrahim Le Verrier di analizzare l'orbita di Mercurio. Infatti, guardate attentamente nell'immagine. Quel puntino rosso che riuscite a vedere, se riesco a ingrandire l'immagine, non è una macchia solare e nemmeno l'ipotetico pianeta Vulcano, ma bensì è Mercurio. Infatti, hanno osservato il transito di Mercurio, giusto? Beh, adesso continuiamo. Obiettivo di tale studio sarebbe stato quello di costruire un modello predittivo basato sulle leggi del moto di Newton, sulla legge della gravitazionale universale. Nel 1843, Leverrier pubblicò i risultati preliminari dei suoi calcoli, la cui affidabilità avrebbe dovuto essere verificata in occasione del transito di Mercurio del 1848. Le previsioni, ad ogni modo, non combaceranno con le osservazioni, e nel riferirlo Leveris si domandò se ci fosse dovuto a un errore dei calcoli da lui eseguiti, o se ci potesse essere una spiegazione fisica alternativa. Ripreso il lavoro nel 1859, pubblicò uno studio ancora più approfondito del moto di Mercurio, che teneva conto delle osservazioni del pianeta, condotte tra il 1801 e il 1842 dall'Osservatorio di Parigi,
e di 14 transiti in rigore dello studio fu tale che ulteriori differenze con le osservazioni avrebbero dovuto essere spiegate da un fatto fisico sconosciuto. In effetti alcune discrepanze perdurarono. Il valore osservato della precisione del perielio, scusate la pronuncia, scioglilingua, nell'orbita di Mercurio, infatti, eccedeva la previsione della meccanica newtoniana di 43 arcosecondi per secolo. Lever ipotizzò che ciò potesse essere spiegato dall'influenza gravitazionale di un piccolo pianeta all'interno dell'orbita di Mercurio, e quindi propose il nome Vulcano all'oggetto. L'alternativa che considerò fu che fosse troppo basso il valore che era stato stimato per la massa di Venere, sebbene a posteriori sappiamo che così non fosse. Anche la Verio escluse tale ipotesi perché avrebbe introdotto delle perturbazioni che non erano osservate anche nel moto della Terra. A chi obiettò che un pianeta luminoso non avrebbe potuto non essere stato osservato durante un'eclissi solare, Leverrier propose come spiegazione alternativa l'esistenza di tanti piccoli asteroidi in una fascia intramercuriana. Nel 1846 aveva applicato la stessa tecnica di Dalton orbitali di Urano, conducendo alla scoperta di Nettuno il 23 settembre di quell'anno. L'episodio fu salutato come un trionfo della meccanica newtoniana, la prova definitiva della sua validità, e le reputazioni scientifiche di Leverrier ne fu aumentata. La considerazione cui godeva era tale che le sue argomentazioni a supporto dell'esistenza di corpi intramercuriani ricevettero ampio credito. Essi l'inizio di a cercare il pianeta. La ricerca, la presunta scoperta. Questo sarebbe l'osservatorio di cui avrebbe scoperto il presunto pianeta Vulcano. Ok, leggiamo. Il 22 dicembre 1859 Lever ricevette una lettera nella quale il medico astronomo amatoriale Edmond Modeste Lescarbault 1814 e 1894 affermò di aver osservato quell'anno un transito del pianeta. Lever prese il treno e si recò a Orgnes-Embrus, a 70 km a sud-ovest di Parigi, dove Lescarbault aveva costruito il suo piccolo osservatorio, giunto senza aver dato alcun preavviso al riguardo alla propria visita. Pose diverse domande all'Escarbault per verificare la veridicità delle sue affermazioni. L'Escarbault descrisse come il 26 marzo 1859 avesse visto una macchia circolare e scura sul disco solare che stava osservando con il suo modesto telescopio rifratto di 95 mm di apertura, pensando che fosse una macchia solare. Non se ne meravigliò, andando a visitare alcuni pazienti e rientrò, si rese conto che la macchia si era spostata, avendo osservato il transito di Mercurio. Nel 1845 suppose di stare assistendo a un altro transito, ma di un oggetto di cui non fosse nota l'esistenza. Prese alcune frettolose misure della posizione e delle direzioni del moto e utilizzando un orologio a pendolo. Stimò la durata del transito di 1 ora 17 minuti e 9 secondi. Soddisfatto il 2 gennaio 1860 annunciò la scoperta di Vulcano. A un incontro dell'Accademia des Sciences a Parigi, Lescarbault fu insignito della Legione d'Onore e invitato a presenziare numerose società scientifiche sulla base delle osservazioni di Lescarbault. Lever calcolato l'orbita di Vulcano supponendo che fosse quasi circolare. Stimò un raggio medio di 21
milioni di chilometri e 0,14 unità astronomiche. Il periodo di evoluzione in 19 giorni e 17 ore. L'inclinazione orbitale in 12 gradi e 12 primi. Osservata dalla Terra, l'elongazione massima del pianeta sarebbe stata 8 gradi. Predisse inoltre i successivi transiti del pianeta. Stimò inoltre il diametro di Vulcano in 2000 km, valore troppo piccolo per essere responsabile dal Sole delle perturbazioni indotte del moto di Mercurio. Suggerì nuovamente che potrebbe se trattasse di un oggetto più grande di una cintura di asteroidi intramercuriani. Diede nel 1911 una versione meno lusinghiera dell'incontro Auger-Beus, riferendo che nonostante la buona fede non avesse conservato alcuna registrazione dell'osservazione e dovette ricostruire durante il colloquio con Le Vrieux, che avrebbe dovuto essere più scrupoloso a suo dire nella eclatante e correttezza nell'aprile del 1860. Inoltre dell'astronomo Emmanuel Lias, nel 1859 si era trasferito dall'Osservatorio di Parigi a Rio de Janeiro, su richiesta del governo brasiliano, contesto le osservazioni di Lescarbault Elias, e si era trovato a osservare il Sole nello stesso momento in cui Lescarbault registrò il transito di Vulcano, senza rilevare l'evento e utilizzando un telescopio più potente. L'Elias dichiarò solo quindi in grado di negare che con certezza che sia avvenuto il passaggio di un pianeta sul Sole, nel momento indicato fornendo anche delle possibili spiegazioni alternative. Nel novembre del 1860, Simon Newcomb stimò la magnitudine apparente che avrebbe dovuto avere Vulcano ed espresse scetticismo che un tale pianeta, se fosse esistito, non avesse mai stato osservato, valuto inoltre la possibilità che non fosse un pianeta a perturbare l'orbita di Mercurio, ma una cintura di asteroidi di diverse centinaia di oggetti stimò interna all'orbita dello stesso Mercurio. Newcomb continuò interessandosi al problema. Nel 1882 avrebbe ricalcolato la precessione del perielio dell'orbita di Mercurio, migliorando la stima rispetto al valore rilevato da Le Verrier nel 1894. Sarebbe tornato a indicare nella cintura di asteroidi la migliore spiegazione del fenomeno. Negli archivi furono cercate annotazioni compatibili con l'osservazione di Vulcano, senza che questo fosse stato riconosciuto come un pianeta. Furono prese in considerazione dall'osservatorio del 6 gennaio 1818 di un corpo opaco attraverso il disco solare, registrato dall'avvocato e astrofilo inglese Capel Loft 1751-1824 e l'osservazione del 26 giugno 1819 di due piccole macchie sul Sole, rotonde nere e di dimensioni diverse da parte del medico Bravarese. Nel 1774 e tra il 1852. Anche l'astronomo tedesco John Wasp nel 1766 e il 1838 aveva notato di aver più volte osservato una coppia di macchie sul disco solare il 23 ottobre. Però la spiegazione a quei tempi non si sapeva l'esistenza di comete o asteroidi in rotta di collisione verso il Sole. E questa è la spiegazione più plausibile, più che altro, che quindi anziché guardare un pianeta, guardavano probabilmente un asteroide oppure una cometa verso il Sole. Propriamente un imbarazzo. E questo fu a notare che il pianeta non esista, per questo fu dimenticato. Però c'è altro ancora da leggere. E quindi lo vedremo adesso assieme.
cosa diranno altre fonti e dati e come si concluderà il suo argomento. Ovviamente molte ricerche, però senza successo. Nessuno ha trovato il cosiddetto vulcano, il pianeta che sarebbe tra il Sole e Mercurio. Nessuno l'abbia trovato, al quanto pare. E questo è deludente, poiché potevano essere anche attribuite alle esplosioni del Sole i transiti del presunto pianeta scoperto. Però resta un mistero. Infatti, la mattina del 29 gennaio 1860, subito dopo le 8, Russell e le altre persone a Londra videro il presunto transito di un pianeta intramercuriano. Un osservatore statunitense, Richard Convido, dichiarò nel 1876 di aver osservato una macchia scura dal bordo ben definito attraverso il disco solare, all'incirca nel 1860, quando si trovava nel territorio di Washington. Il 1861 trascorre senza presunti avvistamenti di vulcano, ma il 20 marzo 1862, tra le 8 e le 9 del mattino, Willumius, un astronomo amatoriale di Manche, osservò una macchia oscura circolare e dal contorno definito procede velocemente sul disco solare. Chiamato un amico a vedere l'evento, questi poté confermarlo. Tenendo conto anche di questa osservazione, due astronomi francesi, Benjamin Watts e Rodolphe Radow, ricalcolarono il periodo orbitale di Vulcano, concludendo l'uno che fosse di 17 giorni e 13 ore, l'altro 19 giorni e 22 ore. Infine, l'8 maggio 1865, un altro astronomo amatoriale atomano di formazione francese, Artiside Combauri, osservò un presunto transito da Intabaulo Combari, che era stato incaricato di attendere il servizio telegrafico in Turchia. Eseguiva anche osservazioni astronomiche e solari per le sue conoscenze della meteorologia. Nel 1868 Corbury sarebbe stato chiamato su suggerimenti degli Briore a dirigere l'osservatorio imperiale. L'eclissi del 1878. Proprio di questo stiamo parlando. Tra il 1866 e il 1878 non si registrò alcuna osservazione attendibile all'ipotetico pianeta rimangabilmente. Erich Schroeder tra il 1789 e il 1875 e Richard Christopher Crando nel 1826 e 1875, due astronomi che avevano dedicato gran parte della loro carriera dell'osservazione del Sole, avevano segnalato l'individuazione del pianeta prima della loro morte. D'altra parte, il transito di Mercurio del 6 maggio 1878 aveva sostanzialmente confermato la bontà dei calcoli di Liurio, morto nel 1877. Le eclissi solari avrebbero dovuto costruire una delle migliori occasioni per l'osservazione di Vulcano, ma da quella del luglio del 1860 visibile dalla Spagna del pianeta non era stata trovata traccia. Durante l'eclissi solare del 29 luglio 1878, due astronomi con elevate esperienze, il professor James Craig Watts, direttore dell'osservazione in Michigan, e Lewis Witt, un astrofilo, affermarono di aver visto un pianeta in prossimità del Sole, che avrebbe potuto essere vulcano. Watson, che seguiva l'eclissi di Wyoming, posizionò
No, il pianeta ha circa 2,5 gradi a sud-ovest. Aspetta. Oh, ok. Estimò la sua luminosità pari a una magnitudine 4,5, che stava osservando l'eclissi da una località vicino a Denver, Colorado. Registrò quello che lui ritenne essere un pianeta intermercuriano a circa 3 gradi a sud-ovest del Sole. Stimò che l'oggetto avesse la stessa magnitudine della stella 0 Cancri, una stella di quinta grandezza visibile anch'essa durante la fase di totalità. Sweet la utilizzò come riferimento per la posizione del presunto pianeta, che si sarebbe trovato sulla congiungente tra il centro del Sole e la stella, a 6 o 7 minuti d'arco da questa. Ok, prima che continuiamo, guardiamo attentamente bene la foto. Ragazzi, guardiamo attentamente la foto. Qua, ingrandiamo. Vulcano sarebbe questo qua. Sarebbe. Vedete questo puntino nero scuro? È lui, sarebbe il presunto vulcano. Non ci sono prove che sia propriamente l'esatto pianeta, poiché guardate attentamente le immagini qui. Qua vedete altri punti neri, vero? E anche qua. Lo notate, vero? Quindi, la spiegazione a quel tempo che non si conosceva che potessero essere asteroidi o comete dirette verso il Sole, questa è la spiegazione plausibile, che durante un'eclissi si abbia visto degli oggetti passare attorno al Sole. E quindi non esiste alcun pianeta. Quindi Vulcano non esisterebbe, con mancanza di prove. Una spiegazione per l'orbita di Mercurio. Con l'introduzione delle apparecchiature fotografiche dell'osservazione astronomica, la possibilità che potesse esistere un pianeta più interno di Mercurio perse sempre più attendibilità. Edward Charles Perkins nel 1900 e William Wallace Cable nel 1909 posero limiti molto stringenti a riguardo della luminosità e quindi delle dimensioni di un tale oggetto. D'altra parte, l'anomalia del moto di Mercurio rimaneva inspiegabile. La soluzione al problema fu proposta nel 1915 da Albert Einstein con la teoria della relatività generale, che fornì un approccio completamente nuovo per comprendere la gravità rispetto alla meccanica newtoniana, e le sue equazioni predissero esattamente il valore misurato della precisione del perielio di Mercurio, senza aver bisogno di ipotizzare l'esistenza di alcun pianeta. La nuova teoria modificò le previsioni orbitali per tutti i pianeti del Sistema Solare, ma la differenza con valore predetto dalla teoria di Newton decresse rapidamente. Quanto più ci si allontana dal Sole, non solo l'egocentricità dell'orbita di Mercurio aveva permesso di rivelare il fenomeno in modo più chiaro di quanto avrebbero consentito le orbite pressoché circolari di Venere e della Terra. La teoria di Einstein fu verificata empiricamente durante l'eclissi solare del 29 maggio 1919. Presumiamo che questo fantomatico Vulcanus esista, giusto? Questo è il sistema solare attuale dei pianeti che conosciamo adesso. Torniamo indietro molto tempo fa, che c'è anche Nibiru qui, e Vulcano, là accanto. 10 pianeti, giusto? Ma cosa è successo esattamente? Tutti sappiamo che fra qualche 5 miliardi di anni il Sole si espanderà, giusto? Quindi forse Vulcanus l'avrà mangiato il Sole, vero? Ma poi con gli anni a venire di miliardi e miliardi, quando il Sole si espanderà, comincerà a mangiare Mercurio, poi Venere,
e poi la Terra, perché è diventata una gigante rossa, ma il suo stadio diventerebbe una nebulosa planetaria. Non che diventi una gigante rossa, se è di un altro tipo di stella più massiva, allora sì. Una nebulosa planetaria sarebbe questa qua. Guardate attentamente. Il destino del Sole sarà questo. Giusto? Questa sarebbe una nebulosa planetaria osservata. Poi da nebulosa planetaria diventa una piccola nana bianca delle dimensioni di un pianeta. Ad esempio il pianeta Terra, giusto? O anche un po' più grande. E poi da nana bianca a nana nera. Se il Sole fosse una super gigante rossa, cioè che sarebbe una stella più massiva, già si è mangiata sia la Terra, Marte e Giove, e rimarrebbe Saturno, giusto? Però non è che è finita qui. Il ciclo di una stella di una super gigante rossa è una supernova, una potente esplosione. Quindi distruggerebbe tutto. Non che non fa niente. Se è una nebulosa planetaria, quello sì. Ma una supernova è una gigantesca esplosione cosmica, come una bomba. E si mangia tutto quanto. Tutto quello che incontra. Man mano vede la supernova espandersi per il tutto il sistema solare. Ma quale sarà il destino di una supernova? Semplice. Sarà una stella di neutroni. Diventerà. E adesso lo andremo a vedere con attentamente attenzione. Ci stiamo allontanando, giusto? Chi è e ci osserva da altri sistemi stellari vedrebbe questo spettacolo. Però la supernova diventerà questa, una stella di neutroni. E la stella di neutroni diventerà un buco nero. Con esattezza. E questo sarà il destino del Sole. Ovviamente, se uno direbbe di un complotto che nasconderebbero l'esistenza di Vulcano, purtroppo vi sbagliate. Perché? Perché potreste vederlo a occhio nudo. Il pianeta, altro che complotto. Ad esempio, qua che c'era tutti i pianeti allineati, in cui si vedeva cosa? Tutti quanti. Nettuno, Giove, Saturno, Marte, Urano, Venere e Mercurio. Quindi, dove potrebbe essere Vulcano a quest'ora? Nessuno lo vedrebbe. A meno che sia quel puntino minuscolo un po' più al centro in basso. Ma non esiste quel puntino. Quindi il pianeta non esiste. Le cose sono due. O Vulcano non esiste propriamente e che non sia mai esistito, oppure si è esistito, ma l'abbia mangiato il Sole. Comunque sia, è un mistero bello avvolto. La probabilità che esista un altro pianeta al di fuori del Sistema Solare, oltre i confini, è il pianeta X.
Beh, ragazzi, spero tanto che questo video band di Astronomy Universe, il 44esimo episodio, parliamo del nono pianeta dimenticato, Vulcano. Del nono pianeta dimenticato, Vulcano, vi sia piaciuto? Iscrivetevi al mio canale, mi raccomando, un bel like, e noi ci sentiamo alla prossima. Ciao!